Amici di Teramo Web, oggi cotto e nominato speciale, speciale carnevale. Perché speciale? Perché ci troviamo presso la scuola dell'infanzia di Castelnuovo Vomano, dove i bambini di questa scuola ci faranno una bellissima ricetta di carnevale. Andiamo un po' a vedere. Eccoci qua all'interno della scuola dell'infanzia di Castelnuovo Vomano. Salutiamo! Salutiamo! Oh, questi bambini, come vedete, sono pronti per diventare tutti grandi cuochi e cuoche. Siete pronti? Sì! Tu sei pronta? Sì! E tu? Sì! Sì! E il tuo nome? Manuele. Manuele, sei pronto? Sì! E tu sei pronto? Come ti chiami? Davide. Oppure tu, Davide? No, io Simone. Oh, poi sentiamo tutti quanti i nomi, poi li sentiamo tutti. Siamo pronti per fare una cosa buonissima. Cosa facciamo? Ma le chiacchiere non le fate già sempre voi? Non chiacchierate tanto? Tu chiacchieri? Tu chiacchieri? Tu chiacchieri? Tu? Quanto sono bravi questi bambini, no? Chi è che chiacchiera durante il... Ah, eccolo là! Chi sei tu? Nicolas! Nicolas, tu chiacchieri? Ma oggi le chiacchiere le cuciniamo, è vero? Siamo pronti? Benissimo! Abbiamo due cuochi speciali, tu come ti chiami? Gregory. E tu? Ilari. Oh, allora parliamo un po' degli ingredienti di queste chiacchiere. Cominciamo. Cosa c'è per primo? La farina, le uova, il vino bianco, il zucchero, il nome grattugiato, il lievito. Bravissimi, siamo pronti allora, possiamo iniziare? Siamo con Stefano, un altro cuoco. È vero Stefano? Sei un cuoco? Sì. Allora, cosa facciamo adesso? Le chiacchiere. Le chiacchiere. Ma adesso cosa dobbiamo fare per prima? Abbiamo un po' tra farina. La versiamo? Dove? L'al tavolo. Fammi un po' vedere. Benissimo. Tu sei? Daniele. Daniele, adesso cosa farai tu alla farina? Faccio un buco. Vediamo un po'. Vai. Bravissimo. Allora abbiamo messo le uova, adesso cosa abbiamo messo? Lo zucchero. Lo zucchero, benissimo. Allora bimbi, abbiamo messo le uova, prima la farina, poi le uova e poi lo zucchero. E adesso cosa hai messo? Non lo so. Non lo sai. Cosa abbiamo messo? Il vino bianco. Oh, benissimo. Cosa ci manca? La buccia di limone. Mettiamo la buccia di limone. Mettiamo il lievito. Quindi diciamo che con l'impasto siamo pronti, abbiamo messo gli ingredienti? Sì. Sicuro? Sì. Allora vediamo un po', tu sei? Arianna. Arianna, e tu? Maria Vittoria. Oh, ma cosa dovete fare adesso con questa bella cosa qui davanti, farina, uovo, che c'è tutto? Che bisogna fare? Dovete impastare? Sì. Siete pronte? Sì. Vediamo un po' come fate. Via. Così schiacciamo le uova. Bravi, schiacciamo le uova. Schiacciamole, bravissime. E adesso piano piano mettiamo anche la farina, così, grave, dai. Step back and say, let it away.
Allora adesso guardiamo un po' la maestra, che chiaramente deve metterci un po' più di forza dei bambini per preparare la massa. Togliere i guanti, perché impastare con i guanti non va certamente bene. Ma questi bambini fanno un progetto di cucina, cosa fanno? Sì, stiamo facendo un progetto di educazione alimentare. Mentre la maestra Silvana mette tutto il suo impegno e la sua forza, guardate, sembra che balla mentre ammassa, tutto un movimento, guardate, balla. Chiediamo a un'altra maestra, la maestra Elisabetta. In cosa consiste questo progetto alimentazione della scuola dell'infanzia di Castelnuovo? Allora, noi riteniamo che l'educazione alimentare sia importante fin dalla più tenera età, e quindi proviamo di insegnare ai bambini una corretta alimentazione e soprattutto attraverso le feste, il passare delle stagioni, le varie tradizioni del nostro paese. Adesso siamo a Carnevale e quindi ci sembrava opportuno la realizzazione delle chiacchiere. Quindi dobbiamo tornare poi in un altro momento anche. Poi speriamo di fare anche qualcosa per Pasqua. E noi ci saremo. Abbiamo tagliato l'impasto, adesso cosa succede? Adesso dobbiamo preparare la sfoglia. Prendiamo una macchinetta, passiamo la massa dentro alla macchinetta, così si tende. Una volta che la sfoglia è sufficientemente sottile, la diamo ai bambini perché poi loro la taglino secondo come la vogliono tagliare, secondo i loro gusti, e poi li portiamo a friggere. Ma non i coltelli, non li usa? No, il coltello l'ho usato io, adesso lo porto via. Ecco, vedete adesso questo bambino bravissimo che nella macchinetta sta stendendo meglio la massa. Come ti chiami? Christian. Sei bravissimo, Christian. Ti piace cucinare? Sì. Oh, bravissimo. Vediamo come continui allora. Maestra, siamo a buon punto, la pasta, la massa sta stendendo adesso. Allora, intanto alla mia destra i bambini continueranno a lavorare col matterello, alla mia sinistra con la macchinetta, e le sfoglie, mano a mano che sono pronte, le daremo ai bambini che le taglieranno. Stiamo vedendo un lavoro bellissimo fatto da questi bambini. Tu chi sei? Maria Eleonora. Sei bravissima, fammi vedere un po' come fai. E tu? Federica. E fammi vedere anche tu come lavori, come fai le chiacchiere. Bravissimi. Ma poi le mangi queste chiacchiere? Sì. E tu le mangi pure? Step back.
it's not down to you to fight and stay, to see this through. Don't want to be. Siamo con la maestra Luigia. Allora, abbiamo già saputo la maestra Elisabetta del progetto alimentazione, ma questo progetto è stato discusso, approvato, come funziona? Abbiamo deciso noi insegnanti di fare questo progetto anche in visione dell'Expo che ci sarà a Milano. È stato approvato caldamente anche dal nostro preside Rosario Di Luciano, che ci ha appoggiato questo progetto e che ci permette anche di fare tutte queste attività con i bambini, tutti questi laboratori di cucina. Abbiamo già fatto, ecco, come vedete stiamo facendo le chiacchiere, a prima di Natale abbiamo fatto le salsicce, è in programma di fare il pane per poi mettere le salsicce che abbiamo realizzato con i bambini. Avremo anche intenzione di fare il formaggio, però tutto questo è possibile grazie anche alla libertà che ci viene consentita dal nostro dirigente di lavorare con i bambini. E poi faremo anche l'orto qui a scuola, con i frutti che raccoglieremo dal nostro orto naturalmente cucineremo e mangeremo tutte le bontà che nasceranno dal nostro orto. Maestra Elisabetta, i bambini così imparano a fare tante cose, tra cui i dolci, ma voi li aiutate anche a capire anche altre cose? Sì, allora noi abbiamo cercato di insegnare sempre alla loro portata i principi nutritivi contenuti nei vari alimenti, quindi i carboidrati, le proteine, gli zuccheri, le vitamine. Per quanto riguarda i dolci, abbiamo cercato di insegnare loro che vanno consumati con moderazione, riallacciandosi anche alla piramide alimentare. I dolci stanno in cima alla piramide, quindi se ne mangiano pochi, però i dolci fatti in casa, quelli fatti dalle nostre mamme, fatti da noi, hanno la precedenza rispetto ai dolci confezionati, tipo le merendine, i dolci industriali, quindi viva le chiacchiere per questo carnevale, li abbiamo fatti noi. Siamo qui con Jacopo Di Teodoro. Jacopo, anche a te piace fare la massa, fare le chiacchiere? Sì. Bravissimo, mi fai vedere come le fai? Sì. Allora bambini, avete tagliato bene tutta la massa, l'avete mandata a cuocere, vero? Si sta a friggere, come stanno a friggere? Le chiacchiere saranno quasi pronte. Voi volete mangiarle? Ma vi piacciono così tanto? Benissimo, allora adesso aspettiamo che siano cotte queste chiacchiere per poi mangiarle. La pasta è la
consumati con moderazione, meglio mangiarli a colazione. Bravissimi, un applauso! It's not down to you to fight and stay. Ecco che arrivano le chiacchiere. Sono pronte, un applauso alle chiacchiere. Eccole, sono pronte, buonissime. Allora, guardiamo un po' queste chiacchiere. Sono ottime, sono buone, le assaggiamo? E assaggiamo le chiacchiere, forza! Le chiacchiere fatte dai bambini della scuola dell'infanzia di Castelnuovo Vomano. Le chiacchiere, come vedete, sono buone. Ottime, fatte dai bambini. E allora, bambini, cosa auguriamo ai web spettatori di Cotto e Nominato? Buona serata a tutti! È arrivato il momento della nomination per la prossima puntata di Cotto e Nominato. Essendo qui alla scuola dell'infanzia di Castelnuovo Mano, non potevamo far altro che nominare una maestra, Silvana Iachini. Un applauso alla maestra Silvana, che la prossima volta ci preparerà una bella ricetta. Buon appetito a tutti!